Signor Agnes, in una battuta lei ha sintetizzato quello che sarebbe potuto essere il pensiero di suo marito per questa occasione. La passione per il giornalismo, la passione che voleva che i ragazzi apprendessero, e devo dire che ha lavorato bene, ma i ragazzi hanno risposto e oggi mi sembra che sono tutti abbastanza ben sistemati. Io ho detto che veniva a Salerno molto volentieri, pensi che veniva qua e stava addirittura 2 o 3 giorni a settimana con il mio borbottio, perché non ero poi così contenta. Però il risultato è stato ottimo e oggi in fondo è un riconoscimento a lui. Un vero e proprio dovere l'intitolazione della sala stampa a Biagio Agnes, che è stato tra i promotori e i fondatori della scuola di giornalismo. È un'occasione anche per guardare avanti alle opportunità offerte, visto che la scuola può ripartire. Ecco, Biagio Agnes amava dire che gli uffici stampa e le sede degli uffici stampa sono luoghi sacri, bisogna stare sempre a viverlo con grande serietà e responsabilità. Io credo che nei bienni che abbiamo vissuto qui con Biagio Agnes e con uno staff di colleghi di alto livello è stato quello di saper tenere per mano futuro e presente. Oggi la difficoltà della stampa è che è troppo schiacciata probabilmente sul presente, deve saper immaginare il futuro e saperlo vivere, e occorre un dialogo credo sempre più serrato con i lettori, qualunque tipo di lettori. Oggi è affascinante fare il mestiere di giornalista, molto più di ieri. Ieri era molto apatico, spento, freddo, oggi è fresco ogni giorno, però bisogna saper cogliere questa freschezza. Le primavere sono ogni giorno se uno le sa vivere. Il nostro mestiere è quello di vivere le primavere del giornalismo ogni giorno. Questa mattina tassello importante per l'Università degli Studi di Salerno, l'inaugurazione della sala stampa dedicata a Biagio Agnes. Sì, è un momento importante perché ovviamente abbiamo dal punto di vista tecnico recuperato un ambiente rifunzionalizzato e reso adeguato a un ruolo così importante la sala stampa all'interno di un'università che vuole dinamica, che vuole continuare anche a comunicare oltre che a produrre risultati. E un'università che peraltro ha un futuro in quanto ha una memoria, la memoria che parte dalle persone che hanno dato che hanno contribuito alla storia di questo Ateneo. E quindi ovviamente Biagio Agnes, perché quando si parla di scuola di giornalismo, più in generale di giornalismo qui da noi nella nostra università, il pensiero va immediatamente a Biagio Agnes. L'entusiasmo di giornalismi, l'entusiasmo della famiglia nel voler accettare questo invito, accogliere questo invito, è stato il segno di aver visto giusto in questa intitolazione, ci dà slancio per quelle che sono le future attività della scuola di giornalismo che sta per ricominciare.